Al termine della gara vinta dal Real Teverina sull'Atera per 3-1, siamo a premiare il migliore in campo che è Alessandro Randazzo. Facciamo tutto molto velocemente perché non ha ancora fatto la doccia, fa molto freddo, è sudatissimo. Alessandro, tu sei il migliore in campo, ti premiamo con una bottiglia della Cantina Neri, uno degli sponsor che consente a questa squadra di onorare anche economicamente gli impegni del campionato. Alessandro, autore di un gol, autore di una splendida partita, che gara è stata? Quanto era importante prendere questi tre punti? Dopo queste battute ti mando sotto la doccia, vai. Beh certo, soprattutto che domenica scorsa non ho giocato, ho saputo che a Lumiere è stata una brutta prestazione della squadra, era l'unica soluzione di oggi, era di fare questi tre punti per il morale, per la società, per il mister. Ci alleniamo con grinta, con tutto quanto, poi c'è un bel gruppo, era solo l'importante, erano i tre punti. Poi c'è stato anche un bel gioco, certo. Meglio nel secondo tempo, Alessandro, piuttosto che nel primo? Ma i primi 30 minuti io penso che abbiamo giocato bene, 25 minuti, 30, abbiamo giocato palla a terra come sappiamo giocare. Secondo tempo anche bene, perché siamo entrati più determinati, quello che dobbiamo fare, ognuno gioca, abbiamo giocato semplici, con due tocchi, e il risultato si è visto, 5 minuti, 7 minuti abbiamo fatto due gol. 3-1 è finita la partita. È finita la partita anche perché quando in campo c'è il Messi dell'Alta Tuscia è facile vedere anche grandi giocate. Ora in prospettiva, sinceramente, tanto ormai l'obiettivo che dovevamo centrare, al di là di tutto, è stato anche matematicamente centrato. Quale posizione può e soprattutto si deve porre come obiettivo il Real Teverina per attaccare? Perché sennò si arriva a stancamento alla fine del campionato. Un obiettivo da fissarci. Nei primi tre. Con questo obiettivo, che mi sembra estremamente impegnativo ma assolutamente raggiungibile anche alla luce dei risultati odierni, salutiamo il nostro migliore in campo in Alessandro Randazzo. Grazie come sempre.